Il Signore sia con voi. E con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù, nel Tempio, diceva alla folla nel suo insegnamento: guardatevi dagli scribi che amano passeggiare in lunghe vesti, ricevere saluti nelle piazze, avere i primi seggi nelle sinagoghe e i primi posti nei banchetti. Divorano le casse delle vedove e pregano a lungo per farsi vedere. Essi riceveranno una condanna più severa. Seduto di fronte al tesoro, osservava come la folla vi gettava monete. Tanti ricchi ne gettavano molte, ma venuta una vedova povera, vi gettò due monetine che fanno un soldo. Allora, chiamati a sé i due discepoli, disse loro: in verità io vi dico, questa vedova così povera ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri. Tutti infatti hanno gettato parte del loro superfluo. Lei invece, nella sua miseria, vi ha gettato tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere. Parola del Signore. Tempo di Gesù era più che precaria. Se non avevano possedimenti lasciati loro dal padre, i beni del marito, non c'era la reversibilità, andavano ai figli. E se i figli volontariamente non sostentavano la madre, spesso, vale per tutti i tempi il proverbio, 100 figli un padre li campa, ma 100 figli non sanno campare un padre. Per cui la situazione delle vedove molto spesso era una situazione di persone troppo bisognose da tutti i punti di vista. Per giunta, gli uomini di legge di allora, che erano i dottori della legge, gli scribi, nei confronti delle vedove si comportavano pressa poco come si comporta nel giorno d'oggi molti avvocati che non conoscono nessuno, vogliono essere pagati, come dicono loro, quando dicono loro. È triste sentire un avvocato che dice a una povera donna: se non mi porti i soldi, io la pratica non te la mando avanti. Prima i soldi. A quel tempo era uguale. Con l'inganno, con parcelle più ampie di quello che meritava il loro lavoro, molte vedove finivano con l'amministrazione dei loro beni, con il perdere buona parte dei loro redditi. Questa vedova di cui parla il Vangelo, poi stranamente di questa vedova poverella che mise due monetine nella cassetta del tesoro del Tempio, ne parlano tutti e tre gli evangelisti, San Matteo, San Marco e
concesse a lui, tutte e tre. Per giunta San Marco è più deciso, più pesante, più incisivo, perché a proposito degli scribi e dei farisei dice quello che gli altri due non dicono: divorano, proprio usa questo termine pesante, le case delle vedove, cioè praticamente divorano il loro patrimonio con quello che chiedono per difenderle. E c'è come un duplice quadro nel Vangelo di oggi, quasi un duplice scenario. Da un lato i ricchi che versavano somme piuttosto considerevoli. C'era fra l'altro l'usanza a quel tempo, quando si passava per dare le elemosine e metterle nelle cassette, si usava che l'incaricato diceva forte quanto dava la persona interessata. E quindi man mano che passavano ognuno aveva la soddisfazione di sentire pubblicamente quello che aveva dato. Evidentemente questo serviva a fare cassetta e serviva ad accrescere la vanità di coloro che offrivano, chi poteva offrire. Evidentemente chi organizzava non teneva conto della mortificazione, dell'umiliazione di coloro che potevano offrire poco. Come vedete, il mondo è sempre uguale, coi tempi, i nostri tempi. È grave la situazione perché il Vangelo parla di scribi e farisei che camminano con lunghe vesti, vogliono i primi seggi nelle sinagoghe. Questo camminare in lunghe vesti e questo avere i primi seggi nelle sinagoghe ci fa pensare anche in ambito ecclesiastico a tutti quei vescovi e cardinali che ci tengono ai loro privilegi. E stamattina leggevo un articolo riguardante Papa Francesco che mostrava come si sta creando molti nemici su molti fronti. Il primo è quello che riguarda la pedofilia, perché viene criticato per, secondo loro, il suo eccesso di severità. La seconda è quella che riguarda la famiglia e il matrimonio, perché secondo alcuni la comprensione, la misericordia che esprime Papa Francesco è esagerata e che bisognerebbe chi divorzia, specialmente se poi convive con altre persone, tenere lontano dai sacramenti per sempre, l'inferno anticipato su questa terra. E il terzo e più importante motivo della critica nei confronti di Padre Francesco è il suo insistere sulla povertà, specialmente quando questa povertà apre lo scenario dell'accoglienza degli immigrati. E su questo punto forse il fronte delle inimicizie è ancora più ampio, anche perché c'è di mezzo la paura, c'è di mezzo l'odio contro coloro che la pensano diversamente. Leggevo in questi ultimi tempi di un comune italiano, cattolico, con tante chiese. Questo comune si chiama Lodi, provincia di Milano, per chi non lo sapesse. E il sindaco e la giunta comunale hanno stabilito che i bambini non italiani
non possono soffrire della mensa scolastica, non possono soffrire del pullman scuola bus del comune, si devono arrangiare. Per fortuna la comunità cristiana ha sopperito a queste mancanze del comune, che a quanto pare è nemico di tutti gli immigrati e di tutti gli stranieri, e hanno provveduto con la carità a quello che mancava con l'amministrazione comunale. Viviamo in un tempo difficile ed è in questo tempo difficile che la Chiesa ugualmente ti porta l'icona della vedova. Della vedova che da nonno aveva due monetine. Non è che fece una io e una al tempio, né come fanno certuni, io soldi non ne ho, quindi elemosine non ne faccio mai. Certuni ragionano così. Sappiano coloro che ragionano così che non sono benedetti da Dio e che i loro soldi non sono benedetti da Dio. Perché chi non è generoso con il prossimo non può aspettarsi che Dio sia generoso con lui. Il Vangelo ce lo insegna. La vedova, lo sui decenni che aveva, i pigliò e le mise da lince. Non basta. Questo il Vangelo non lo dice, ma lo sappiamo dalle usanze del tempo. Sappa supputare pure che chi tu che diceva che quanto le mose la faceva, sa vecchiarezza, mise qua, lo sui decenni. Pure la mortificazione di andarsene, non solo che vede tutto quello che aveva, ma pure è mortificato. E quante mortificazioni si prende la povera gente un po' qua, un po' là. Quanti e quanti si sentono dire dal datore di lavoro, soldi non ce ne sono, vediamo. Ti posso dare acconti, vediamo. Per ora ti posso dare questo, vediamo. E poi i datori di lavoro, le loro feste se le fanno, i loro ricevimenti se li fanno, i loro viaggi se li fanno, magari nel santuario di Fatima, magari a Lourdes, magari a Częstochowa, in Polonia, magari in Russia, magari più lontano ancora. Se non ci mettiamo in testa, e il Vangelo ce lo dice con chiarezza, che la prima religione è, come dice l'Apostolo San Giacomo, soccorrere l'orfano e la vedova e venire incontro ai loro bisogni, la religione che noi pratichiamo con le cose della Chiesa o con la frequenza alla Chiesa, peggio, con i viaggi lontani nei santuari, c'è tu non so abborate. Sono andato a Fatima, sono andato a Međugorje, sono andato e vanno. Ci vogliono soldi. Basta magari una volta all'anno e già è troppo. Il resto noi ce lo dobbiamo mangiare tutti noi. Dobbiamo aprire gli occhi. Chi non apre gli occhi ai bisogni dei fratelli è bugiardo, è ipocrita, la sua religione non serve. Mi contento di continuare a dire queste cose e avere i banchi vuoti in chiesa. Non importa, non mi sono fatto prete per riempire la chiesa, mi sono fatto prete per annunciare il Vangelo, anche se qualche volta è scomodo.